Arrivati a Lipari. Abbiamo fatto un errore di valutazione. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo ceduto al richiamo della natura e siamo andati a vivere in barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura ogni domenica. Nell'episodio precedente abbiamo attraversato il portale magico dell'isola di Panarea e ci siamo immersi nella sua atmosfera incantata, consapevoli che presto ci saremmo dovuti lasciare tutto questo alle spalle. Infatti, come presto avremmo sperimentato sulla nostra pelle, la navigazione da Panarea a Lipari sarebbe stata il nostro ultimo momento di tranquillità. Andando a motore verso Lipari, non c'è assolutamente vento per il momento, speriamo ne arrivi un po' più tardi, ma approfitto della stabilità della navigazione per provare a fare la farinata di ceci, che non ho mai fatto, quindi vediamo. La nostra vita è costellata di tante piccole scelte. Ogni volta che ci troviamo davanti a un bivio, ci fermiamo a valutare le nostre opzioni e poi decidiamo in quale direzione proseguire. Ogni scelta è come un puntino sul nostro cammino e unendo i puntini possiamo ripercorrere tutta la rotta della nostra vita. Alcune decisioni, anche se sofferte, si rivelano immediatamente giuste, come la nostra scelta di andare a Panarea nonostante il meteo incerto. Ma in altri casi ci vuole più tempo per capire se siamo andati nella direzione giusta oppure se abbiamo fatto un errore di valutazione. Ed è proprio questo quello che avremo presto imparato a Lipari. Arrivati a Lipari, abbiamo trovato un ormeggio a uno dei pontili qui a Lipari. Abbiamo mangiato, fatto un sonnellino, preso il caffè, mangiato un pezzo di cioccolato e adesso andiamo a esplorare l'isola. Soddisfatti della farinata ed erroneamente sicuri del nostro ormeggio, siamo andati ad esplorare Lipari. Lipari è l'isola maggiore delle Eolie. Si narra sia stata colonizzata da Liparo, il guerriero nipote di Ulisse. Le viuzze della città di Lipari raccontano storie autentiche di vita quotidiana, dove mani a noi invisibili innaffiano una giungla di piante e fiori, stendono panni profumati e cucinano cibi dall'aroma inebriante. Lipari non ci è parsa solo come un luogo turistico da visitare, ma come una cittadina idilliaca in cui vivere per qualche tempo. Dietro ogni angolo si nasconde un monumento, un reperto archeologico o un'opera di arte moderna. Anche se il paese non è molto grande, ci sono tante piccole e grandi gemme da scoprire, come la chiesa di Sant'Agatone o la maestosa cattedrale di San Bartolomeo, che nasconde un meraviglioso chiostro costruito 1000 anni fa dai monaci benedettini. Per non parlare del castello di Lipari, che narra di un'era che parte dal Neolitico e arriva fino alla storia d'amore impossibile tra Edda Ciano, figlia di Benito Mussolini, e il fervido comunista Leonida Buongiorno, i quali cantavano il sentimento che li univa seguendo i versi dell'Odissea, proprio come Ulisse e Circe raccontavano il loro amore impossibile. Ed
Eccoci di ritorno dalla nostra escursione in città. Vedete Alba ormeggiata al pontile galleggiante? E le vedete quelle ondine che iniziano ad alzarsi dal largo? Ecco, questi sono elementi che forse avremmo dovuto valutare un po' meglio. Siamo in una situazione non proprio bellissima. Siamo ormeggiati a Lipari, a un pontile galleggiante, non nel porto vero e proprio, quello con la diga, perché non c'era posto. Siamo praticamente ormeggiati in mezzo alla baia, attaccati ad un pontile, ma senza diga, senza una protezione. Non c'è molto vento, il problema è che si stanno alzando delle onde abbastanza alte, 80 cm, un metro, che comunque qua si sentono tanto. Il pontile galleggiante, quindi la barca viene strattonata avanti e indietro. Abbiamo qua messo 4 cime a poppa, abbiamo 2 cime a prua. Speriamo che tutte le cime tengano, perché altrimenti si mette male. Avevamo dei vicini, dei signori francesi, che se ne sono andati, hanno fatto una manovra spaventosa. Infatti eravamo lì con parabordi, mezzi marinai pronti a spingere. Anche i ragazzi del porto hanno fatto in modo che non ci fossero incidenti. I ragazzi del porto sono gentilissimi, ci hanno aiutato in ogni modo, ci hanno aiutato a mettere le cime, però ovviamente non è che possono costruirci una diga davanti. Perché siamo venuti qui? Perché appunto non c'era posto in porto, e poi il vento e il mare previsti non erano da questa direzione, cioè dovevano venire dall'altra parte, quindi noi saremmo dovuti essere ridossati. Invece il vento oggi è arrivato da una direzione diversa rispetto alle previsioni, ha alzato un mare che è il mare che ci troviamo adesso, sono le onde che ci troviamo adesso. Cosa facciamo? Per adesso stiamo qui, siamo fissati al meglio che possiamo, prua, poppa, però abbiamo tutto pronto per partire. Abbiamo chiuso il tendalino, tolto la passerella, sistemato tutto, abbiamo i giubbotti di salvataggio pronti e siamo pronti a mollare gli ormeggi e andare via nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare o nel caso in cui si dovesse rompere qualcosa, tipo qualche cima. Speriamo che non accada, non sarà una notte tranquilla, ci guarderemo qualche serie TV, penso che staremo un po' a vegliare. Speriamo di riuscire comunque a passarla qui, a resistere, e poi di poterci riposare domani. Non so, sinceramente, forse abbiamo fatto un errore di valutazione. Come stai? Sto bene, sono un po' preoccupato con le onde, le cime, il pontile, ma altrimenti tutto bene. La novità delle 11 e mezzanotte è che sembra che la nostra bitta di poppa di dritta, quella di sopravvento, si stia spaccando. Infatti il passacavo si è rotto, è proprio partito via e si è anche piegata tutta la falchetta. Cioè, si è staccato questo pezzo qua e questa si è piegata, così. E questa qui non sta tanto bene. E quindi ci siamo resi conto che dobbiamo togliere un po' di trazione da quella bitta lì, e quindi abbiamo messo una cima dal pontile alla bitta di mezzo a mezza barca, sperando che le cose vadano meglio. Quindi sì, abbiamo fatto un piccolo errore di valutazione. Anche se le previsioni meteo sembravano garantirci un ormeggio confortevole, non saremmo dovuti rimanere lì al pontile galleggiante. Sarebbe stato meglio dormire all'ancora. Durante la notte abbiamo davvero temuto che le bitte si sradicassero dalla barca e che le cime si lacerassero. Se ciò fosse accaduto, la barca sarebbe stata in balia delle onde. Non sono state ore facili, ci siamo pentiti della nostra scelta, anche perché in queste condizioni, per di più al buio, è facile farsi male cercando di regolare gli ormeggi per evitare danni alla barca. Alla fine, la sistemazione alla quale abbiamo lavorato ore e ore ha tenuto fino al mattino. E il giorno dopo ce ne siamo andati alle prime luci dell'alba per cercare un ormeggio nel porto vero e proprio, Porto Pignataro. Abbiamo passato la giornata a riposarci e recuperare le energie. Alla fine i danni alla barca sono stati minimi, un prezzo molto basso da pagare rispetto a quanto abbiamo imparato la notte precedente. I momenti in cui commettiamo errori di valutazione fanno parte della nostra vita
e oserei dire, sono quasi da celebrare, perché ci insegnano qualcosa che altrimenti, forse, non avremmo mai imparato. E secondo me, è solo accogliendo gli errori come spunti di crescita che possiamo prepararci per affrontare sfide sempre più grandi e avventure sempre più epiche. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui ci attende la prova finale di questo grande viaggio. Che polari con polpi e vento.